Ormai da tempo l'ARMA ha dato particolare attenzione al fenomeno delle truffe agli anziani. Questo succede perché molte volte vengono lasciati soli da congiunti che svolgono attività lavorative o scolastiche. Per questo i carabinieri hanno deciso di prendere in mano la situazione e hanno iniziato un'intensa campagna informativa per diffondere il più possibile la conoscenza di tale fenomeno e aiutare le vittime. Vengono dati suggerimenti attraverso volantini o incontri. I carabinieri raggiungono la popolazione anziana nei centri di aggregazione, nei mercati rionali, nelle parrocchie, attraverso incontri organizzati presso i comuni, ma anche in chiesa dopo la messa. Inoltre, direttamente presso le abitazioni, ben consapevoli che una fascia di persone anziane ha difficoltà motorie e non può avvicinarsi a quei centri. Lo strumento di difesa più efficace rimane quello della conoscenza del fenomeno, motivo per cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella sta cercando di veicolare questi accorgimenti riportati nei volantini distribuiti durante i servizi di pattuglia. La casistica riscontrata ha visto il presentarsi con le modalità porta a porta del falso tecnico del gas, del tecnico del servizio idrico, dell'avvocato, del finto parente e addirittura del falso operatore delle forze dell'ordine. Nei primi giorni di questa settimana i militari della stazione carabinieri di Bioglio si sono recati in alcune abitazioni o vivono soli, consegnando i volantini informativi contro le truffe. Gli incontri sono stati molto graditi e hanno destato molto interesse tra la popolazione. Sono state richiamate le regole semplici ed essenziali per evitare il rischio di essere raggirati. Infine, è bene ricordarsi di non aprire la porta e chiedere l'intervento dei carabinieri tramite il 112.